Certo, il caffè va incluso. E i biscotti, anche. E il latte, ci mancherebbe. E la farina, le uova. Ma non ce li vogliamo mettere? Per me, o meglio per noi di Conad, prodotti così indispensabili devono avere prezzi bassi e fissi. Lo sconto di qualche giorno diventa convenienza permanente. Belli i miei bassi e fissi. Conad, persone oltre le cose. Nuova puntata di Chef in Cucina, nuova puntata in compagnia del nostro chef Marco Caldora. Anche oggi vi salutiamo dalla meravigliosa Costa dei Trabocchi. Ben rivisti anche oggi, dai. Allora, chef, oggi vedo dei protagonisti insoliti, i bianchetti. Ci sono le new entry, c'è sempre la stagione che non manca mai nei nostri piatti. E quindi sì, faremo una ricettina un po' particolare, che io qua mi ispiro ai miei bravi colleghi quando mi fanno quest'uovo col tartufo, le cose. Io l'ho sempre voluto rifare, però giustamente non faccio parte della terra dei tartufi e quindi mi devo inventare qualcosa. E quindi faremo un uovo all'occhio di bue, oppure cochet, se vogliamo dare un termine più importante, ma alla fine è sempre un uovo. Lo faremo con dei bianchetti, pesce ghiaccio, pesce di maggio, che sono questi pesciolini che nulla toglie, con un po' di olio e limone vanno bene lo stesso, anche crudi, perché sono buonissimi. E appunto faremo con questi pesciolini, con questi bianchetti, ci mette di rapa e peperone secco, dolce. Che è dolce sempre, sì, che è una cosa nostra appunto della Nel costa. Sì. Bene chef, prima operazione. La prima operazione, prepariamo la base dei bianchetti, perché l'uovo lo faremo all'ultimo momento. Ok. Quindi sempre una padellina calda. Sì. Calda. Non mettiamo mai l'aglio qua, diamo solamente il profumo alla padella bollente. Come si sente? Perché non lasciamo, appunto deve essere bollente la padella, sì, altrimenti per lasciare l'aroma. Non lascia l'aroma. Perché qua non ci devono essere pezzettini che ci vanno in bocca. A posto, padella calda. Quindi questa è un'operazione, una volta messo l'aglio, è velocissima, appunto, un filo d'olio, sì. Non ne serve tanto. Ok. E prendiamo i bianchetti, che vanno semplicemente scottati in questa maniera. Questi non devono cucinare tanto, devono proprio essere... Una scottatura, perché sono così piccolini. Sono piccolissimi, altrimenti togliamo anche dal fuoco, andiamo a togliere, si devono semplicemente scottare. Perfetto. Sempre nella stessa padella, poi, questi qua, vedi, appena scottati vanno benissimo. Li andiamo a togliere e nella stessa padella... Sono cottissimi, vedi? Questi proprio non crescono di più, sempre, cioè, per una curiosità stupida. No. Quindi rimangono così? Rimangono così e saranno sempre così. Eternamente giovani. Eternamente giovani i nostri bianchetti. A sto punto mettiamo sempre un filo d'olio extravergine oliva. Abbiamo ancora i profumi e i sapori qua. E qua invece abbiamo sbollentato delle cimette di rapa. Mm-hmm. E andremo a mettere in padella, così. Quindi anche qui una leggera saltata. Sì, queste già sono sbollentate, giusto, quindi per farle prendere un po' di sapore. Un po' di sapore di aglio e un po' di... gli diamo un po' di carattere, ecco, del pesce pure, sì, gli diamo appunto un po' di carattere. Perfetto. A questo punto cominciamo pure a fare il nostro uovo. Ora teniamo presente che l'acqua non deve bollire, deve sempre sobbollire, perché se bolle poi non va bene più. Okay. Le rapette sono pronte, l'acqua comincia a sobbollire. Ok. La nostra acqua sta sobbollendo, quindi in questo momento andremo a fare il nostro uovo. Allora, bolle, a sto punto noi dobbiamo fare una cosa, mettiamo un goccino di aceto. Ok. Un pizzico di sale. Sì.
No, no, siccome qua secondo me bolle anche troppo, lo spegniamo ancora un po', se no, ecco, così, perfetto. Andiamo proprio a spegnere. Creiamo un vortice con un cucchiaio. Ecco, l'acqua prende velocità e nello stesso tempo abbiamo messo un uovo in un pentolino. L'acqua prende velocità, non deve mai bollire, se no si separa tutto. Vedi, c'è il buchetto al centro e l'uovo lo buttiamo velocemente al centro. Non lo tocchiamo più perché adesso da solo si va a racchiudere. Ci siamo. Questo circa 2 minuti, non di più. Deve proprio tempo che l'albume avvolge tutto l'uovo. Mm-hmm. Lo scarto dell'uovo poi, come abbiamo visto qua, si è separato. Separato. Lo togliamo. E abbiamo una parte messa appunto là. Adesso piano piano lo andiamo a prendere e abbiamo l'uovo cosci. Scoliamo bene. Abbiamo un albume cotto e ci siamo tenuti il tuorlo bello fresco fresco. Ok. A sto punto possiamo impiattare. Bene. Eccoci qua. Eccoci con l'impiatto. Prendiamo le nostre rapette. Qui nasce un piatto, vedi? Eh sì, questa è la parte più bella, è quella che io amo di più, chef. Dove non parlo? Ci fai caso che non parlo quando impiattate? Adesso mettiamo, posso dire come la chiamiamo noi? La papalina. Papalina, sì, sì. Basta con questi bianchetti, siamo in Abruzzo, la papalina. Abbiamo la papalina. L'uovo l'abbiamo fatta asciugare su un foglio di carta assorbente. Sempre un po' di attenzione. Voilà. Lo mettiamo qua. Ecco qua. Abbiamo fatto questo. E la fine. Ce l'abbiamo, un filo d'olio extravergine d'oliva e una spolverata di peperone dolce. Wow, che bello questo piatto, chef, complimenti. Peperone dolce trito. Complimenti, chef, wow, che preparazione oggi. Questo... oggi ci siamo andati un po' fuori dai tuoi. Beh, sì, qua abbiamo fatto un piatto più difficile. Bellissimo, chef, bellissimo. Mi stava venendo l'ansia quando stavi facendo questo uovo, perché è un'operazione... Un po' complicatuccia, però sì. Dai. La prima volta che l'ho visto fare è stato dal nostro chef William Zonfa, che saluto tantissimo. E anche lui mi disse dietro le quinte, però se non mi esce una volta poi lo rifacciamo. Cosa che mi hai detto anche tu, in realtà sono tutti bravissimi. Sono usciti, è uscito lo stesso. Va grazie bene. Chef, salutiamo i nostri telespettatori, l'appuntamento con noi è per domani. Chef in cucina su Rete 8. Cioccolato fondente fa bene al cuore, contrabbatte i radicali liberi, fa bene a tutta la salute. Però non va consumato troppo spesso, perché il consumo frequente di cioccolato potrebbe creare una sorta di dipendenza. Cioccolato contiene anche delle sostanze stimolanti molto simili alla caffeina, che potrebbero anche ostacolare il sonno.